Ecco, qui ho scritto tre caratteristiche, uno branco, due vivacità, tre curiosità. Il branco uguale solitudine più diffidenza. Perché questa appartenenza fa sì che sia, questa appartenenza al lupo fa sì che sia un esemplare morbosamente legato al suo branco famiglia, sia che sia composto o solo da persone o anche da animali, a qualunque razza esse appartengano. Il cane lupo cecoslovacco rispetterà anche i nostri amici e conoscenti, anche se non entrerà mai a stretto contatto con loro, come farà con noi al 100%. Perché? Perché, come sai, il lupo in natura è diffidente. E questa è un'altra caratteristica che lo distingue dal cane, trasmessa dal suo antenato il lupo e che è rimasta evidente in alcuni soggetti, in maniera più o meno incisiva. E sempre per questa sua caratteristica del legame al branco, non sopporta la solitudine che rifuggerà in ogni modo, volendo stare sempre e dovunque andiamo. Questa è una caratteristica, credimi, da non sottovalutare mai, perché è veramente predominante per una giusta convivenza con il cane lupo cecoslovacco. Altrimenti sono davvero guai seri. Cosa possono comportare questi guai? Scappare, fare dispetti, rovinare tutto. Quindi il mio consiglio è di non sottovalutare mai questo aspetto, la solitudine. La diffidenza dà un ruolo un po' particolare a questo tipo di animale e quindi lo rende particolare, diverso dal cane. La seconda caratteristica è la vivacità, uguale esuberanza più irruenza. La sua vivacità è molto marcata, tanto che sarà capace di invadere la tua persona correndo e saltandoti addosso, cercando di darti tanti baci, indirizzando la sua lingua nella tua bocca, perché è uno dei punti che gli raccontano chi sei e che utilizza anche per fare le sue richieste di gioco, di cibo, ma anche di scuse. Infatti questo è il saluto primordiale tra i lupi, che dopo un'assenza anche relativamente breve, giocano e si rincorrono tutti eccitati. Altra caratteristica da non sottovalutare, che è molto difficile da togliere, è questa sua irruenza. Irruenza di saltarci addosso, perché fa parte della sua indole di lupo, e secondo me sarebbe anche molto controproducente, farlo, in quanto è come se lo privassimo di un aspetto molto importante nel suo modo di comunicare. L'unica cosa che possiamo fare nel rispetto di questi esemplari è quella di insegnargli ad essere un po' meno esuberanti, anche perché questa è la sua caratteristica, la mantiene fino a tarda età. Poi passiamo alla terza caratteristica, che è la curiosità, uguale utilità in diverse discipline più velocità di apprendimento. Questa è una dote molto spiccata e di rilevanza. Infatti, se il cane lupo cecoslovacco viene utilizzato nelle giuste discipline oppure inseriti negli enti specializzati, ne fa degli ottimi soggetti, come cerca persone, cerca droga e ultimamente anche tartufi. Sì, infatti ho dei clienti che hanno provato a utilizzare il loro lupo cecoslovacco come cerca tartufi con ottimi risultati. Questa caratteristica fa sì che mettano il naso ovunque, imparando con una velocità sorprendente a fare qualunque cosa, sempre che non sia noiosa. Infatti, anche se pensi che si stia facendo i fatti suoi, ecco che appena percepisce un sottile cambiamento intorno a lui, subito è in attenzione. Questo ne fa un ottimo cane da guardia, rispettoso della proprietà, non abbaia di continuo, non risponde ai richiami di altri cani, ma si limita a osservare. Queste sono le tre principali, fondamentali caratteristiche da scoprire e capire se vuoi raggiungere una perfetta simbiosi con lui. Se vieni con me partecipando alle giornate di immersione nel mondo del cane lupo cecoslovacco, queste tre caratteristiche potrai osservarle con i tuoi occhi, studiarle, sperimentarle di persona, toccando con mano, scoprendo molto di più di quello che finora ti ho spiegato. Avrai una visione, una conoscenza davvero puntuale e completa di chi è veramente il cane lupo cecoslovacco. E ti garantisco che quando tornerai a casa la tua consapevolezza nel cogliere ogni sfumatura comportamentale di questi esemplari non sarà più la stessa. Dobbiamo sempre tenere bene a mente che abbiamo a che fare con un esemplare che ha mantenuto
inalterate nel suo DNA le caratteristiche del suo antenato il lupo e che quando meno ce l'aspettiamo è pronto a tirarle fuori. Forse a questo punto penserai che il suo mondo sia troppo complesso. Direi di no. Come sai, spesso le cose che non si conoscono fanno paura. Ecco perché ho deciso di organizzare queste giornate. Credimi, è un esemplare adorabile che diventerà la tua musa ispiratrice, un compagno di vita che ti donerà sensazioni uniche, ormai dimenticate nel mondo frenetico in cui stiamo vivendo. Sempre se sarai disposto a comprendere e accettare la sua indole di lupo. Riepilogando, come puoi aiutarmi a colmare i miei dubbi e dare risposta alle mie domande? Questa è una delle domande principali che potresti farti. Beh, attraverso la mia esperienza, che ho accumulato in ben 20 anni di studio, osservando il mio branco, che è attualmente composto da 11 meravigliosi esemplari, che vanno dai 3 mesi ai 14 anni di età. Questo ti permetterà di avere una visione più accurata di chi è veramente il cane lupo cecoslovacco. Infatti, anche io come te all'inizio ho dovuto superare non poche difficoltà di gestione legate proprio al fatto che il cane lupo cecoslovacco ha un suo modo unico di comunicare, legato al suo antenato il lupo. Cosa scoprirai in queste giornate?